Il calcio è tornato a casa e dalla sua culla, Firenze, la Magnifica, i campioni d'Europa riprendono il cammino con destinazione Qatar 2022. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Davide Cirimele sono pronti a raccontarvi la sfida tra le nazionali di Italia e Bulgaria, valida per il Mondiale di Qatar 2022. La qualificazione al Mondiale di Qatar 2022, Italia a punteggio pieno, 9 punti dopo 3 partite, si cerca di battere un record, quello di Brasile e Spagna, che hanno collezionato 35 risultati utili consecutivi con le loro nazionali, ovviamente non in questa stagione ma molti anni fa. Cerchiamo di eguagliare questo record, cerchiamo poi la prossima partita, quella contro la Svizzera a Basilea, di poterlo addirittura superare, di poterlo addirittura battere nel confronto diretto con la squadra che sembra la più accreditata a combattere, a lottare con gli azzurri campioni d'Europa per il primo posto in classifica nel loro raggruppamento. È un momento particolare adesso al Franchi. Il momento che stiamo vivendo è un momento particolare, gentili ascoltatori, perché le squadre si sono riunite a ridosso del cerchio centrale del terreno di gioco per commemorare con un minuto di silenzio Francesco Morini, grande stopper della Juventus e della Nazionale, scomparso in settimana. Gli azzurri giocano con il lutto al braccio, il pubblico di Firenze sta tributando a Francesco Morini, Morgan, il pirata Morgan, con la maglia bianconera e quella della Nazionale, il giusto tributo, sta concedendo un applauso a questo campione che evidentemente a queste latitudini e da queste parti è stato sempre considerato un avversario, ma un avversario vero, un avversario leale, un avversario giusto, un grande avversario come è stato Francesco Morini. Ci uniamo anche noi al silenzio dei tifosi di Firenze. Detto di Francesco Morini, detto di Morgan, è il momento di parlare di Italia-Bulgaria che sta per iniziare. E intanto vediamo che la Bulgaria prova a ripartire, ma non ci riesce. L'intervento di Emerson in chiusura, Emerson che ribalta il fronte del gioco, poi allarga sul settore di sinistra, ecco al vertice Insigne in area di rigore, Emerson a triangolazione, Insigne con la punta del piede, il pallone che finisce sul fondo, sfiorato il palo e sfiorato soprattutto il vantaggio per la nostra nazionale, anche se di triangolazione non si è trattato, perché credo che il tocco involontario di ritorno per Lorenzo Insigne sia stato di un giocatore bulgaro. Jorginho che ora manovra nel cerchio centrale del campo, allarga sulla fronte opposto dove si trovano Florenzi prima e Chiesa poi, in possesso di palla il numero 14, ha vinto un avversario, poi prova ad accentrarsi, salta anche il secondo, salta il terzo, va Chiesa a triangolare con Immobile, sinistra, e siamo avanti noi. Il figlio d'arte, Federico Chiesa, ha messo il pallone in porta per l'1-0. Lui si è costruito l'azione, lui ha cercato il compagno di squadra, lui è andato alla conclusione, lui ha portato il primo gol da campione d'Europa della nazionale di Roberto Mancini, che ora conduce all'altezza del 16° minuto del primo tempo da Artemio Franchi per 1-0 sulla Bulgaria. Gran gol, possiamo dirlo, di Federico Chiesa. E Firenze applaude un ex molto contestato anche in maniera brutale, terribile, però in questo caso tutti per l'Italia, quel passato è dimenticato, il passaggio di Chiesa alla Juventus, che grande azione, davvero il tempo sembra essersi fermato anche per Chiesa a Wembley, lui ragazzo di Wembley, due reti, decisivo, forse il giocatore più decisivo dell'Italia con Donnarumma all'Europeo, è andato a prendersi questo gol, lo scambio con Immobile, e c'è papà Enrico in tribuna, si alza in piedi anche lui in maglietta nera. Eh sì, insomma, applausi ovviamente per suo figlio che sta veramente dando spettacolo con la maglia della nazionale. Per la verità aveva giocato bene anche con la Juve nella partita contro l'Empoli, aveva concluso per ben tre volte in porta, aveva chiamato all'azione il portiere toscano che ha deviato tre palloni molto complicati scagliati dal piede destro dell'attaccante bianconero, ma insomma stasera è andato a segno per la gioia dei tifosi italiani, soprattutto per la gioia di Roberto Mancini. Immobile recupera il pallone, si invola verso l'area di rigore, Immobile posizione da destra, la conclusione a mezza altezza, poi prova con il tacco sulla ribattuta del portiere Chiesa, viene anche lui fermato, c'è al limite Insigne destro, pallone sul fondo, altra opportunità per l'Italia, questa volta costruita di sana pianta da Ciro Immobile. Insigne va via, entra in area, scarica a sinistra, arriva Emerson ancora per Insigne in area di rigore, corto all'indietro, Verratti con la punta del piede, Immobile, Jorginho che viene però anticipato, il contropiede della Bulgaria che potrebbe partire con Despotov, centralmente Iliev, la triangolazione tra i due, inseguito da Florenzi, Despotov perde il duello fisico con l'avversario che se ne va in area, il cross che parte pericoloso, il pareggio della Bulgaria.
il pareggio della Bulgaria, esattamente al 39esimo minuto il gol della Bulgaria. Abbiamo visto la grande azione di Despotov, abbiamo visto poi il tocco finale, crediamo sia stato, se non andiamo errati, Daniele Fortuna? Di Iliev. Iliev, allora è stato Iliev il centravanti a metterla in porta sul prezioso assist da parte di Despotov, sicuramente il migliore dei suoi, e il parziale è nuovamente di parità 1-1 tra Italia e Bulgaria. Ha pareggiato Iliev all'altezza del 40esimo, poi Insigne in area, Insigne con i piedi, Georgiev che riesce a respingere la conclusione ravvicinata del nostro numero 10, un'altra palla gol per l'Italia. C'è il lancio in profondità per Immobile che va via, posizione esterna, porta vuota, il cross in mezzo, il numero 5 della Bulgaria che allontana e riesce a sventare una minaccia clamorosa creata dagli azzurri proprio con Ciro Immobile. Recupera palla Verratti sulla destra, Chiesa è libero, Chiesa era di rigore, si accentra troppo e ancora una volta viene fermato in corner. Acerbi lancia in profondità proprio per Barella, prova a colpire di testa, va da sponda per Insigne, a destra al limite, Chiesa sovrapposizione, Immobile, anzi Barella, pallone sul fondo. Pallone sul fondo di Barella. Verratti si ferma al vertice dell'area, la giravolta, il pallone in profondità per Chiesa, ancora una volta fermato. Vitova che prova ad andare via, Verratti che recupera, pallone per Chiesa, 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 il miracolo da parte di Georgiev che mette in angolo. Ancora una palla gol per la nazionale campione d'Europa, ancora una parata di Georgiev, insomma meriteremmo di stare sopra di almeno un paio di reti. Il parziale recita però 1-1. Insigne accanto a sé Verratti, una sterzata, il numero 10 che si fa dare il pallone, desiste dal lanciare in profondità, cerca ancora Verratti, colpo di tacco geniale, Immobile ancora con i piedi, Georgiev che allontana, poi Giorginio ai 20 metri, un dribbling, la palla sulla destra, non tira in porta Giorginio, vuole Federico Chiesa, l'indietro per Acerbi, prova lui la conclusione, anche questa murata, Verratti, poi Cristante, poi Bonucci nel cerchio centrale del campo, lancio verso l'estremo settore di sinistra, lì dove si è spostato Federico Chiesa che arpiona il pallone, punta l'avversario, mette palla sul destro, poi va in area di rigore, Emerson, il traversone in mezzo, pallone al secondo palo, non so chi lo abbia toccato, so solo che Berardi non è andato a incontrarlo a pochi metri dalla porta e non ne capisco francamente il motivo, e dobbiamo accontentarci di un corner. Cristante però di testa all'indietro per Bonucci, dobbiamo metterla in the box, dobbiamo buttare questo pallone avanti perché mancano pochi secondi alla termine, esattamente 35, Berardi posizione di alla destra, punta l'avversario, mette palla sulla sinistra, si accentra, va attraverso lì in mezzo, troppo lungo, spizzato da nostro avversario, arriva Chiesa dalla parte opposta, contro cross allontanato, poi Verratti, ancora lui al limite in area di rigore, il lancio è sbagliato per Chiesa, pallone che finisce sul fondo, non c'è intesa tra i due e possiamo dire che su questa azione termina la partita, una partita molto sfortunata per gli azzurri che avrebbero ampiamente meritato di vincere, l'hanno pareggiata per 1-1, vanno a quota 10 in classifica, ovvio che adesso i difensori bulgari facciano un po' di scena rimanendo a terra per un contrasto che forse nemmeno c'è stato per far scorrere il tempo, il cronometro ha già superato i 5 minuti di recupero concessi al direttore di gara. Vi raccontiamo la partita come è andata, vi diciamo che nel corso del primo tempo gli azzurri hanno seminato tanto e raccolto pochissimo con un gol al 16esimo di Federico Chiesa, e hanno subito dopo tante opportunità sprecate il pareggio di Iliev al 40esimo della stessa frazione di gioco. Nella ripresa addirittura monologo italiano con almeno 3 parate, 4 decisive di Georgiev, con tanti tentativi sbagliati anche la posizione favorevole, e cronometro che si sta avviando verso la fine della partita, anche se ovviamente Georgiev dal suo punto di vista fa assolutamente bene, fa assolutamente il suo gioco, fa assolutamente il gioco della sua nazionale, perde tempo per questo rinvio dal fondo che tarda ad arrivare, arriva adesso nella nostra metà campo il colpo di testa di Acerbi proprio nel momento in cui l'arbitro decreta la fine della partita 1-1 tra Italia e Bulgaria. Il risultato è deludente, la manovra assolutamente no, perché gli azzurri hanno giocato comunque una buona partita, sono sempre al comando del girone del loro raggruppamento con 10 punti in classifica, in attesa della trasferta a Basilea contro la Svizzera che è la nazionale più quotata per contendere il primo posto nel girone alla nazionale campione d'Europa. A me non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Davide Cirimele per i più che mai opportuni interventi, accanto a me in postazione cronaca Daniele Fortuna, Francesco Repice, nel ribadirvi che Italia e Bulgaria hanno chiuso in parità 1-1 questa sfida valevole per le qualificazioni a Qatar 2022 da Firenze. Auguri.
augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.